Un intero settore che rischia il collasso è quello delle case di cura private, che si sentono penalizzate dalle tariffe approvate dalla Regione Calabria. A distanza di oltre 3 anni dall'insediamento della Giunta Oliverio, si legge in una lunga nota, a firma delle principali organizzazioni di categoria, i problemi delle strutture sociosanitarie del tipo RSA e case protette non sono stati risolti. Eppure, prima delle elezioni, il presidente Mario Oliverio si interessò delle gravi problematiche esistenti, garantendo immediati interventi per la loro risoluzione. Oliverio adesso ha dimenticato le promesse elettorali fatte, se è vero come è vero, che non ha neppure risposto alle tante richieste di incontro avanzategli da queste associazioni di categoria. In assenza di un incontro, la situazione resta questa. La Regione Calabria ormai da qualche anno continua a non mettere in bilancio tutta la somma necessaria a coprire i costi delle rette per i servizi che continua ad acquistare dalle strutture. Ma normative regionali ed intervento della Corte Costituzionale del 2011 non hanno permesso di capire chi debba pagare il dovuto tra regione e le aziende sanitarie. Un problema che si trascina infatti dal 2009, una quota delle rette era a carico della Regione Calabria. Poi, nel 2010, una legge regionale dispose che tutte le rette fossero a carico delle aziende sanitarie. La Corte Costituzionale nel 2011 annullò questa legge, ristabilendo le originarie previsioni normative, con le rette in parte a carico della Regione Calabria ed in parte a carico delle aziende sanitarie. Mario Oliverio forse non si è accorto delle gravi ricadute che avranno queste scelte sul territorio sociale regionale, perché forse non sa che nel settore sono impiegati circa 5.000 lavoratori assunti a tempo indeterminato. Come se ciò non bastasse, nei piani alti della cittadella a Catanzaro qualcuno ha sussurrato di come gli erogatori si stiano arricchendo alle spalle della Regione Calabria, pretendendo il pagamento degli interessi per i ritardati pagamenti. Sfugge ai brillanti amministratori regionali che le aziende private, per poter assicurare la continuità gestionale, in assenza di pagamenti regionali, debbono fare ricorso agli scoperti bancari per i quali sono obbligati a pagare i relativi interessi.